Quinto giorno. Pronto? Sì, signor H, sono io. Il tuo radar non funziona. Mi ha ucciso. Perché? Cosa aveva da guadagnarci? Il modo più semplice per saperlo è chiederglielo. Ah, no. Non ho ancora abbastanza prove. E poi... 3 giorni. Altri 3 giorni ed è finita. E anche oggi c'è una missione. Sì, possiamo arrivarci. C'è qualcos'altro che mi dà fastidio. Altri 3 giorni con lui. È un cane sciolto. Devo guardarmi le spalle. Sarà meglio per te. Ok, grazie. A dopo. Questo è per Shiki. Posso resistere ancora qualche giorno. Tutto pronto? Prima ho una domanda. Oh, ma che c'è oggi, Neku? Cosa stai cercando? Di nuovo, te l'ho detto. Voglio impadronirmi di Shibuya. Ma cosa significa? Stai cercando un fiume e poi cosa? Dimmelo subito, continui da solo. Ah, e va bene. La faccio breve. Ricordi chi comanda Shibuya? Il compositore? Esatto. Ora è lui il padrone di Shibuya. È sotto il suo controllo. Voglio cambiare le cose. Cambiare? Aspetta. Vuoi attaccare il compositore frontalmente? Prima o poi. Ma prima devo trovarlo. Dovrebbe trovarsi al fiume di Shibuya. Ecco perché della nostra ricerca. Soddisfatto? Quindi è il compositore. Abbiamo girato tutta Shibuya alla sua ricerca. Con un radar rotto, sì. Aspetta. Quindi il tristo raccoglitore cercava... me, probabilmente. Credo cerchi me. Ah, proprio quello che ci voleva. Io sono qui per vincere. Non posso assumermi dei rischi non necessari. Nemmeno io. Allora perché stai? Questo ragazzino è un diavolo. Pronto ad andare dal signor H? Per cosa? Per fargli aggiustare questo radar scassone. Vuoi ancora cercare il compositore? Certamente. Ora dai, hai fatto le tue domande. E poi aggiungerà la fotocamera al nostro. Allora, cariglia, cos'è questo grande mistero a cui accennavi ieri? Oh, solo cuffiette e il piccolo principe. Quei due? Che c'è da dire su di loro? Dobbiamo scoprirlo. Aspetta, scoprire come? Non possiamo toccare i giocatori. Ordini del Game Master, ricordi? Allora userò la mia testa. Allora userò la mia testa. E poi voglio solo fare un giochino. E non è la stessa cosa? Dettagli. Beh, mi annoio a morte. Conta su di me. Così. Mi sto annoiando, dai, andiamo. Allora, prima di proseguire, un secondo. Ehi, frena! Ehi, ragazzi, come va? Tu sei... cosa vuoi? Vi va di fare un giochino? Come, scusa? Senti, abbiamo da fare. Zing! Ma che modi sono? Yo, Uzuki! Ci penso io. Blocca la barriera? Ecco, e quando mai? Una bella barriera, scusa! Ehi! Allora, giochiamo? Mi sa di sì! Ah! Grandioso! Eh sì, è tutto bloccato. Volete superare questa barriera? Allora trasformate il D+B nel brand più esaltante della zona. Fate che diventi il numero uno di quest'area. Fate attenzione alle spille e ai vestiti che indossate in battaglia, ok? Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Che culo. Quello che volevo fare, in realtà... Oh, che palle, quante cacchio di strade bloccate. Oh, non ne posso più di tutte queste barriere. Oggi doveva essere il mio giorno libero. Che fame. Che posso fare? Oh, ci sono. Volete superare questa barriera? Portatemi dei ramen. Voglio sentire il sapore del mare, capito? Volevo fare un attimo il giro per ritornare al negozio che vendeva l'argento. Dogenzaka. Il negozio di ramen di quel tipo era da queste parti. Di un po', Neku. Sai dove deriva il nome Dogenzaka? No. E poi dici di essere uno del posto. Esistono due storie. Una attribuisce il nome a Wada Dogen, un bandito. Era discendente di un generale del periodo Kamakura. Ma non mi dire. L'altra storia afferma che il nome derivi da un tempio. Dogenzaka viene fuori spesso nella letteratura giapponese. Hai mai letto Il demone delle 20 facce di Edogawa Rampo? Direi proprio di no. Dovresti, insomma, pensaci. Stai camminando attraverso le pagine della letteratura e della storia. Che sensazione epica. Ah, Neku, ma mi stai ascoltando? Oh, certo. Sei sicuro?
D'accordo, facciamo un test. Dimmi come si chiama il bandito che ha dato il nome a Dogen Zaka. O Wada Dogen. Molto bene, sei un ascoltatore eccellente. Già, proprio così. Chissà cosa succedeva se sbagliavo. Il venditore apprezza il tuo stile. Grazie. Ah, che bello. Vuole il sapore del mare. Io non so se sia questo qua il sapore del mare. Mi vuole i 5 yen più un metallo raro. Prendiamolo. Ecco fatto. Non che avesse niente di speciale, però. Tiè, compriamo due di tutto. Che tra l'altro i noodles li potevamo anche comprare qui, però eravamo già lì, ho fatto in fretta. Anche perché porca miseria, 7500 yen solo per dei noodles. Ascolta, va bene tutto. Coraggio aumenta di 50. E la madonna. Quasi quasi. Mi basta vendere un po' di queste da 5000, ci siamo. Facciamo che ne vendo una trentina. Grazie. Pastiglie PF. I punti ferita aumentano di 12. 50 yen e tectite. Allora, la tectite l'ho presa uccidendo i nemici e non è tanto difficile da ottenere. Però per adesso ne ho solo 5. Io comprerei anche un altro di questo, però per adesso lo lascerei da parte. Magari compro i noodles, ecco qua. E un altro pollo. E anche un ginger, dai. Grazie. Ehi amico, spero di avere il ramen che ti piace. Oh, eccolo qua. Oh, me li avete portati? Ah, ma dove li avete presi? Sembrano nauseanti. Teneteveli, mi hanno rovinato l'appetito. Barriera eliminata. Supporto psico. Aggiungi utilizzi extra alle spille con un numero limitato di utilizzi. Interessante. Ma poi che cacchio voleva sto tizio? Portatemi dei ramen. No, mi fanno cagare, dai, vai via. Passaggio negato. Scegliete un'altra strada. Wow. Anche di qua? Vi sono mancato. Come un fiume in ciel sereno, il questionario del demone dovrete rispondere appieno. Partiamo. Pronti a usare i vostri noodles? Oggi parleremo di ramen, nello specifico di Ramen Don di Dogen Zaka. Domanda 1. Qual è il nome dell'impavido proprietario di Ramen Don? Ho fermato per sbaglio la registrazione e non ho registrato un pezzo. Vabbè, vi faccio un piccolo sunto. Le risposte al quiz erano: il tizio si chiama Kendoi. Che oggetto sblocca con l'amicizia è il ramen istantaneo. E il ramen di Shio costa 580 yen. Poi sono entrato a Towa Records. Ho comprato tutti quanti... Ah, grazie. Grazie. Tutti quanti i CD... E sono arrivato al massimo di amicizia e mi ha sbloccato i 5000 yen che si ottengono vendendogli il metallo raro e ti dirò tanta roba. Ma cosa ancora peggiore, è che qui a Kodai City, al Mus Rattus, ho sbloccato le 5 yen che vogliono la tectite che è ancora più rara del metallo raro. Ma voi siete impazziti. Comunque, cosa vuoi, amico? Volete superare questa barriera? Tu, pel di carota, io. Sì, tu. Torna qui indossando vestiti firmati di Mus Rattus. Fallo e ti lascerò passare. Va bene. Oggetti di Mus Rattus, eh? Quindi, cappello, tuta, ciabatte e uno zaino. Meglio di così non si può. E a questo punto mangerei anche qualcosa. Mangerei questo che ci aumenta di 50 il coraggio. Se no potrei aumentare i punti ferita. No, facciamo il coraggio, dai. Ah, addirittura gli è piaciuta. Incredibile. Joshua, per te invece, beccati questo pancake. Comunque, eccomi qua, vestito di Mus Rattus. Felice adesso? Che outfit spacchiano, amico. Ti sta bene? Scusami. Obiettivo raggiunto. Barriera eliminata. Ha detto che ti sta bene, Neku. L'ho sentito. Corpo forte. Impedisce lo spezza difesa. Comunque, se permetti, mi rimetto la mia roba. Bene, sottopassaggio da questa parte. Dio santo, lo sapevo che era bloccata. Volete superare questa barriera? Sfidami a Team Pin, sei pronto? Proviamoci. Perché Team Pin? Ah bene, siamo caduti in due.
No, e porca mi... È impossibile. Vabbè, tanto... Sto vincendo in automatico, senza fare nulla, in pratica. Ah. Beh. Ho vinto. Ah, era Tenno, tra l'altro, questo. Cavoli. Non c'è nessuno a questo mondo che possa veramente sconfiggere. Ah. Sentite, andatevene e basta, lasciatemi solo. Parsimoni di Team Pin. Grazie. Ah, ma stiamo andando nella direzione giusta, tra l'altro. Io volevo andare da tutt'altra parte, volevo tornare prima all'altro negozio. Vabbè, a sto punto, ascolta. Andiamo prima dal signor H, poi torniamo indietro. Non ha senso tornare indietro ora. Ah, ti odio. Cosa vuoi? Sì. Allora ecco, sconfiggete questi rumori, ma scelgo io le vostre spille. Tenetevi forte mentre vi buttate a capofitto in questa. Pronti a dare una scossa al vostro mondo? Va bene. Si parte. Più che altro spero che siano spille che io so come si usano. Due spille mi hai dato. Bene. Ok, come si usano? Che ne so io? Mi sa che mi affido a Joshua e basta. Ok. Ecco fatto. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Perfetto. Quattro per. Non so neanche come si utilizzano quelle spille. Come... Ah, sono salito pure di livello. Ma che ne... Ma scusami. Niente. Faccio fare tutto a lui. Cosa ne so io come si usano, scusami. 5.000 yen, 1.000 yen e anche tre di queste. E vai. Obiettivo raggiunto, barriera eliminata. E avete finito. Grazie per aver giocato. A dopo. Ma cosa è successo? E chi lo sa, che spreco di tempo. Beh, ci hai capito niente? Forse. Potresti essere un po' più specifico. Oh, scusa, parla a Yashiro. Rumori tabù, va bene. Ho capito, me ne occupo io. Eh? Hanno avvistato altri rumori tabù. Magnifico, dove? Il cugino è persi di vista a Dogenzaka. Allora, andiamo? Dove? In che senso dove? A cercarli. In che senso dove? A cercarli. Hai detto che il cugino li ha persi di vista. Vuoi che ce ne andiamo a Zunzu tutto il giorno? Hai un piano migliore? Lascia che i due ragazzi facciano da esca. Noi gli stiamo dietro finché i rumori tabù non abboccano. Potremmo anche scoprire qualche cosetta sulla nostra esca. Chissà cosa vuoi scoprire. Ho fatto un altro giro e ho trovato queste due spille al Dragon Counter. E sembrano veramente interessanti. Sono entrambe premi uno spazio vuoto. Solo che questo fa una nube di fulmini, mentre questa fa un proiettile esplosivo. E devo dire fa un sacco di male. Ovviamente va in contrasto con questa qui, che è premi su un nemico, perché nel momento esatto in cui io premo su qualcosa va in automatico prima questa. Quindi vorrei provare a fare così. Vediamo se si sovrappone prima questa e poi questa. Nell'eventualità succeda questa cosa, questa la mettiamo secondaria. Ah, e tra l'altro finalmente sono iniziati a spawnare nemici che lasciano la tectite. Perfetto. Alla fine sono anche tornato al negozio che vendeva l'argento e ho comprato un po' di robe. Tra l'altro invece vorrei farmare ancora un po' di spille di soldi. Vorrei recuperare ancora un po' di soldi extra. Oh, ehi ragazzi. Vediamo quel telefono. Grazie. Risponde a quasi ogni parte di Shibuya. Te lo sistemo subito, aspettate qui. Ah, anche il telefono di Neku, la fotocamera. Va bene, capito. Perché lo ha fatto?
Che motivo ha per volermi morto? Sta cercando di impadronirsi di Shibuya. Che ruolo gioco io? È pura follia. A cosa servo? Non so come impadronirmi di un quartiere. E comunque ha fatto un patto con me, che mi abbia ucciso solo per farmi diventare il suo partner. Se voglio chiederglielo, questo è il momento. Ehi, perché hai voluto fare un patto con me? Da dove ti esce questa adesso? Quando ci siamo incontrati la prima volta, hai detto che mi avevi osservato. Cosa significa? È questo che vuoi dire? Sono sempre stato capace di vedere il PS. Questa è l'abilità incredibile di cui ha parlato Nekoma. Anche quando rivivo. Esatto, che fortuna, eh? Vedere cose che gli altri non potevano vedere. Sapevo del gioco qui a Shibuya. Vedevo i giocatori, demoni, rumori, tutto quanto. Quindi mi ha osservato dal PR. Il gioco mi intrigava. Lo seguivo per conto mio quando ho incontrato il signor H. Quando è stato? Oh, anni fa. Così sono diventato un cliente abituale del suo bar per ascoltare le sue storie. Più mi parlava del PS, più la cosa mi affascinava. Ma quale fascino? Gente che corre per tutto il quartiere in una lotta fra la vita e la morte. Trovami un'altra gara che sia come quella di Shibuya. La vita per me era una grande noia. Sempre la stessa cosa, giorno dopo giorno. Quella sì che sembrava morte. Quindi tu sei venuto qui? Sì, ho deciso che il mio posto era il PS. E pensavi che lo volessi anch'io? Eh? Tu vuoi stare qui? Benissimo. Ma io no, tu mi hai fatto. Davvero? Diamo un'occhiata. Dannazione. Allora posso andare? Oh, e dove vai? Ho una commissione. Il bar oggi è chiuso. A dopo, ragazzi. 2-3, 2-3. Beh, il radar è aggiustato. Andiamo? Oh, prima che andiamo, Neiku? Cosa? È il mio turno. Ho dovuto rispondere all'interrogatorio, no? Ora ce l'ho io una domanda. Cosa? Come sei morto, Neiku? Cosa? Dimmelo tu, stro... No. Ancora 2 giorni. Vuole giocarla così? Ok. Non lo so. Non lo sai? Ma com'è possibile? La mia memoria era il mio biglietto d'ingresso nel primo round. La maggior parte l'ho riavuta, ma ci sono ancora dei buchi. E tu? Come sei morto? Non te lo dico. Cosa? Suicidio? Ah, gentile. Sono qui perché volevo esserci. Punto e basta. Pronto ad andare? Le domande gli scivolano addosso. Non posso permettermi di litigarci, però... Mi stai ascoltando, Neku? Il segnale proviene dall'incrocio pedonale. Andiamo a vedere, allora. Vorrei fare una prova prima per vedere se tutte le spille funzionano bene. Per vedere soprattutto se questa si sovrascrive. Il pinguino rosso, eh? Ok. Allora, non ha tanti utilizzi sfortunatamente perché probabilmente è ancora ai primi livelli. Però fa un sacco di male. Ecco qua. Stupido pinguino imperatore. Beccati questo. Ecco fatto. Ok, così vanno bene. Posso gestirmela bene. Perfetto, altre da 5.000. Più il metallo raro che ne abbiamo consumato un sacco. Questa ancora uno e si evolve. Diamo del ginger a Neku. E qualcosa che aumenti un po' la difesa o l'attacco di Joshua. Qualcosa che aumenta l'attacco. Beh, anche la difesa sicuramente è importante, Vediamo. Yo, cuffiette! Oh, e vai, Beat. Beat. Ti sei dato una regolata? Perché non mi va di menare donne e bambini? Perché ti comporti così? Ma sei stupido, sono un demone. Non essere sciocco, i demoni non hanno il permesso di... I demoni non hanno il permesso di mammina, uè. Zitto, questo demone è qui per cancellarti. E ora fatti sotto, yo! Sei impazzito? Sono loro. Ehi, non si toccano, pivello. Le regole sono regole. I demoni non possono attaccare i giocatori fino al giorno 7. E solo il Game Master può farlo. Già, e poi siamo tutti in pausa. Ordini del Game Master. Lascia stare i giocatori. Sarei nuovo, pivello, ma non puoi. Io sono speciale. Conduco un'operazione speciale per conto del direttore. Io. Operazione speciale. Santo cielo, abbiamo qui un nastro nascente. Esatto, ciccia. Una stella luminosa.
Ah, ma perché tu? Ho il diritto di anzianità! Non lo so. Ora voi anziani potete zoppicare via, capito? Ah, piccolo tempista presuntuoso! Andiamo, ragazza. Prendila con dignità. Lasciamo stare i bambini. Divertiti, pivello. Quanto incazzata. Finalmente. Yo, cuffiette, si balla! Va bene, Beat. Facciamo a botte, stronzo. Porca troia, ti devasto oggi. L'altra volta non ero preparato alla battaglia. Questa volta sono messo meglio. Ehi, mia. Ah, ok, pensavo mi avessi fatto un counter. Bastardo. Dai, parati questo. Bastardo. Ah, ho fatto più schifo dell'altra volta. 10.000 yen. O meglio, non ho fatto schifo. Ah, adesso ragioniamo. Beat, fermati, hai perso il... Perso, sei tu quello che perderà. La smetti, questo ciondolo è tuo. Eh? Quello è... Ehi, questo è un colpo basso. L'hai perso tu l'altro giorno, Beat. Sì, certo, ora devi dammelo. Se credi poterlo usare per barare, scordatelo, io. Te lo strapperò via dalle mani quando sarai morto. Niente baratti. Ecco, tieni. Perché me lo dai? Siamo nemici, io. È importante per te, no? Non aspettarti il ringraziamento. Ciao, Beat. Quel delinquente di un demone se n'è andato. Un'operazione speciale. Che c'è da dire? Oh, niente, andiamo. Avevate ragione voi, Beat blocca fin troppi colpi. Questo è l'ultimo di Kat. Shibuya è piena delle sue opere, eh? Deve metterci un sacco di tempo. Mi sorprende che riesca a tenere aperto quel baretto. Eh? Kat ha aperto un bar. Dove? A Shibuya. Ti senti bene, Neku? Quante volte ci siamo già stati ormai? Ah, non mi ricordavo che anche qui lo dicesse. Cosa? Dove diavolo è? Cat Street, scemo. Cat. Ah. No. Come no? Cat è il signor H. Impossibile! Il signor Hanekoma è Cat! Calmati! Ci provo. Il signor H, sul serio. Non ci credo. Come fai a non saperlo? Credevo che tu fossi il più grande fan di Cat. Non rilascio mai interviste di persona. Non ha mai pubblicato nessuna foto. Non sapevo nemmeno che fosse un lui. Cavoli, il signor Hanekoma. Ha senso però. Dalla prima volta che l'ho visto, ho capito che era speciale. Diamine, ho parlato con Kat. È una figata assurda. Sono felice che tu sia felice. Ma non digli da chi l'hai saputo, ok? Va bene. Quindi, se il signor Hanekoma è Kat, questo significa che Kat non è il compositore. Joshua sta cercando il compositore. Hanekoma lo sta aiutando. Il compositore non sarebbe così idiota. E poi Josh è troppo astuto per non accorgersene. Ho fatto troppe supposizioni. Kat non può essere il compositore. Comunque, non capisco perché è così famoso. È solo street art. Le opere di Kat seguono tutto un preciso filo conduttore. E la sua qualità resta eccellente. Ma soprattutto le sue opere parlano alla gente. Capisco. È più difficile di quanto sembri. Ah sì? Per me non sarebbe un problema. Eh? Usa la spilla del giocatore. Cos'ha a che fare con... Se sai cosa la gente sta pensando, è più facile catturarne le attenzioni. Sarebbe un vantaggio. Giusto, perché parlare? Perché se tacciare fra tutte le bugie che diciamo, potresti parlare fino a perdere il fiato senza mai sentire la verità. E comunque vediamo tutte le cose in modo diverso. È vero. Noi non siamo fatti per vedere le cose allo stesso modo. Ma... Non so, forse è meglio così. Certo, la gente la pensa diversamente. Non sappiamo cosa gira nella testa di un'altra persona. Ma possiamo cercare di capirlo, giusto? Allargare il nostro mondo attraverso gli altri. Forse questo è il modo migliore di fare. Il vero modo per godersi ogni attimo. Stai bene, Neku? Sì, potrei cercare di essere Kat con questa spilla. Ma perché? Che divertimento ci sarebbe? Preferisco allargare il mio mondo a modo mio. Sei cambiato, Neku. Dovresti vedere la tua faccia, eh? Ti ho forse chiesto qualcosa. Comunque, dovremmo proprio andare all'incrocio. Anche se non riceviamo missioni, non ci resta più moltissimo tempo. Lui è la sua caccia del compositore. Fa sul serio. È pazzo, si arrangi da solo. E allora, verso l'incrocio.